Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vi do il benvenuto qui al canale. Siamo qui su Farming Simulator 2019, la mappa alpina, nel DLC alpino sulla mappa Erlengrund. Allora, continuiamo le lavorazioni anche oggi e sono, diciamo, svariate le lavorazioni che dobbiamo fare in questo gameplay. Allora, abbiamo la raccolta del cane da zucchero in particolare anche da fare e in più la raccolta delle barbabietole e in più dobbiamo dare da mangiare ai nostri suini, parentesi, piccola parentesi, parentesi. Però prima di fare la piccola parentesi, io come sempre vi ricordo e vi invito ad iscrivervi al canale. Pollicioni in su dei milioni like, commentate, condividete e inoltre tutto in descrizione trovate tutti i link per seguirmi e supportarmi. Trovate il canale delle donazioni per supportarmi con qualche piccola donazione. Allora, cosa c'è di nuovo? Di nuovo è che purtroppo, quel posizionamento che ho fatto della strada dei maiali non mi è piaciuto perché siamo andati a danneggiare la strada e non mi è andato molto il fatto di aver combinato un piccolo pasticcio, per cui cosa ho rifatto? Ho ricaricato un backup non molto lontano, diciamo. Ho riposizionato la stalla e come potete vedere sono stato attento a non intaccare la strada. Ho preferito intaccare di gran lunga questa parte qua di terreno. Quasi quasi ho intaccato anche qui un po' la strada, ma qui è stata una cosa più lieve. Per cui ho rifatto, ho riposizionato tutta la stalla e purtroppo però è venuto un po' più avanti del previsto e ha coperto un pezzo di terreno che va ben così, diciamo, non importa. Ha preso un pezzo di qua, del terreno 4, ma va bene così. Diciamo che andiamo avanti con quello che dobbiamo fare. Qua ho messo il Rigitrack, poi dobbiamo partire col Johnny per la raccolta delle barbabietole e in teoria i nostri maialotti, esatto, non hanno nulla perché non ho portato nulla finora visto che l'avevo messa nuova. Andiamo adesso a portare del cibo ai maiali, ai suini. Ma il cippato, qua poi avevo detto che vi facevo vedere quanti litri abbiamo fatto, però questi sono 30, 34, 38, 39, 41 balle da 20.000 litri, per cui fate il conto, 41 balle, 4 per 2 è 8, abbiamo 800.000 litri di cippato. Qua il cippato sta crescendo, qui va bene, sta defogliando. Devo solo mettere questo al lavoro perché sennò vediamo un attimo se facciamo a tempo a recuperare qualcosa anche dalle canne da zucchero, vediamo se riusciamo a venderle in questo gameplay. Facciamo così, siccome devo andare a vendere le mulino di grano di Fesbu, il mulino di grano di Fesbu è sempre quello lì dell'ultima volta, io direi di iniziare a raccoglierci le canette da zucchero. Mi raccolgo ste canne da zucchero e vediamo un attimo cosa riesco ad andare a scaricare. Casomai vado con questa a scaricare che facciamo prima, perché sennò se devo star qua con i rimorchi ogni volta. I terreni 21-22 sono pronti. Vabbè, però per il momento ci occupiamo di ste cosette qua, Qui una cosa alla volta, con calma, facciamo tutto. Ormai ci siamo, 200.000, basta così. Visto che siamo qui vicino andiamo anche a scaricare, ok? In teoria dovrebbe starci tutto. Vediamo. Sì. 200.000 litri, perfetto. Finché gli operai vanno, io mi occupo di sta lavorazione qua. Qua il piccolino se la cava bene, eh. Ogni tanto si perde, comunque. Non si capisce perché qua faccia a me. Vabbè, non chiediamoci. Oh, la trebbia ha finito. Chiudi la barra, apri il condotto, scarichiamo. Visto che siamo qui vicino a sto punto, lasciamo qui la trebbia. Adesso scarichiamo i maiali. L'unica cosa che manca ai maiali è l'acqua. Ok, scarichiamo. Eccellente. Niente, all'operaio sta trebbia qua non piace, perché adesso o vado a vendere col treno. Oppure non devo andare a vendere per forza.
Metto qui la trebbia e vado a vendere e vado a prendermi il treno. Ecco qua il treno, vai. Che è anche qui vicino, dai. Dai, 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 che andiamo a vendere. Come viene, viene, ragazzi. 4,38 non sarà il prezzone dell'altra volta, però va ben così. Canne da zucchero inizia. In teoria lui dovrebbe cominciare anche a scaricare, in teoria, la macchina. Avrei potuto andare a scaricare a mulino per grano, però. Ah, vedete, ora si è settata, perfetto. Ok, vai. Massima velocità. Andiamo a vendere. Poi continuiamo. Continueremo a vendere. Sperando che il prezzo non vada giù. Nel frattempo che poi il treno sarà di nuovo disponibile, andremo a ricaricarlo. Tanto noi andiamo avanti con le barbabietole. Ok, sì. 131.000 euro a posto. Scarica tutto. Non credo che. Esatto, non basta sti girasoli qua, eh. Eccola qua, svuotata completamente. Pratica un altro giro di questa e facciamo un nuovo pieno del treno. Andiamo a scaricare dai maialozzi. Speriamo se le piglino tutte perché proprio non ho voglia minima di portarmele, te pareva, in farm. Vabbè che il prezzo è in salita, per cui potrei andare anche a venderle queste barbabietole qua. Tanto ai maiali ne servono un 50.000 litri, per cui quando abbiamo lasciato qualcosina nel silo noi siamo anche più che a posto. Eccime, 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 il treno è disponibile. Devo subito beccarlo il treno, eh. Frena, 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 frena che ci siamo, dobbiamo caricare un altro giro. Basta così. Canna da zucchero. Fermati qua che ti porto la trebbiola. Non scapparmi. 131.000 entrata da raccolto. Per cui abbiamo anche la possibilità di vedere quanto riusciamo a fare. Molto bene. Ok, vai. Andiamo a vendere. Questo è il secondo raccolto, eh. A parte che questa è la seconda vendita anche. Della secondo raccolto e della seconda vendita. Ci sarà un ultimo poi raccolto alla fine, non so poi, non ho ben capito cosa succederà dopo aver fatto il terzo raccolto, se il prossimo gameplay ci sarà anche il cippato da recuperare, eh. Ok, altra grandiosa vendita di canne da zucchero. Sì, certo che voglio vendere, 131.000, perfetto. Allora, prendiamo in mano la situazione perché qua è un po' disperata, eh. 336 600.000 litri di canna da zucchero abbiamo fatto da sto campo qua, eh. 600.000 litri per il momento qua, e in più ne abbiamo ancora. Per il momento la missione, la questione più difficile è quella delle barbabietole, perché per il resto le canne da zucchero ce le siamo giocate in quanto 10 minuti di gameplay. Poi verrò con un rimorchio a scaricarla, anzi la scarichiamo qua dentro così siamo tranquilli, tanto qua a posto ce n'è. A posto, le canne da zucchero le abbiamo controllate. Qua sta andando avanti a modo suo. Qui pure. Basta, non ci resta che terminare la raccolta di queste barbabietole. Devo falciare anche l'erba perché devo fare insilato perché non ne abbiamo più, ho visto, eh. Per cui dobbiamo fare anche quel lavoro lì. Ok. Allora, che facciamo con questi bei soldini che stiamo facendo? Ma io direi di incrementare la nostra potenza di produzione e andrei a prendere il terreno 3. Prima però di prendere il terreno 3, c'è qualche missione? Sì, c'è una missione che mi paga semi di soia. Per raccoglierlo, però più che raccoglierlo vorrei semi di soia io. Mica una cattiva idea. Allora prendiamo il 3. Toh, e ci siamo presi un terreno, 234.000 euro. Allora, questo continua a impiastrarsi. Vabbè. Mai non manca molto, eh.
perché questo finisca, perché guarda, questo mi sta facendo bollire il sangue. Questa è la trebbia, andiamo a casa, cambiamo lama e partiamo. Il 3 in pratica è quello lì, è il vicino del 4. Poi lo andiamo ad analizzare tutto quello che serve in pratica. Con la vendita, fammi capire se con la vendita delle canne da zucchero, sì, più o meno abbiamo comprato, anzi, abbiamo avanzato anche qualcosina, abbiamo comprato il nuovo terreno con la vendita del canne da zucchero di oggi, eh. E poi sì, e poi vedi che non si fa nulla con le canne da zucchero, anzi, abbiamo fatto molto, abbiamo fatto. Fammi capire dov'è la mia lama. Fammi capire dov'è la lama, eccola lì, eccellente. In più devo ancora vendere il cippato, per cui sì, vabbè, che non è che il cippato non guadagnerò così tanto dal cippato, eh. Ok, andiamo sul nuovo terreno, che poi c'è da sistemarlo. Eccomi qua, è robusto, è bello grande, è più grande del 4. Molto bene. Naturalmente credo che gli andrò a mettere il cosplay. Campo 3, fammi due giri del campo, via percorso, abbiamo un problema, ci siamo, sì, guarda anche quanto stiamo raccogliendo, molto bene, molto bene. Almeno abbiamo reinvestito i soldi delle canne da zucchero. Oh, dimmi che ha finito. Sì, che ha finito. Oh, bene. Questo lo possiamo anche sganciare, che tanto non ci serve perché era a noleggio. Questo lo riportiamo in farm e nel frattempo restituisco questo. Molto bene. Mi dice già qualcosa, no? Perché sì, vabbè, perché non è analizzato, ma poi aspetto di raccogliere e poi analizzare. Ma si deve dare, se raccoglie la grande su sto terreno qua. Pensa se faccio canne da zucchero? Ma potremmo proporlo a qualcuno, eh. Glielo proporrò a qualcuno. Qua invece siamo pieni, andiamo a scaricare. Alla fine dei conti bisognerà capire anche quante barbabietole abbiamo fatto. Li ho messo che deve... Oh no, 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 eccellente, gli ho detto testate, che mi fa tutto perfetto di fare le curve strette. Vecchio, vai, no. Che sei pieno, dove vai? Che sei pieno, no. Semi di soia, perfetto. Qua che serve? Allora il pH buono, vabbè. Questo deve essere scaricato, ha fatto 1 metro, ragazzi. No, veramente stiamo raccogliendo 125 e 100 per, e 115%, Ammazzate. Vabbè, mi sa che in questo gameplay non riuscirò a raccogliere tutto. Allora, visto che richiede l'aratura qui e anche il pH forse. Mi prendo il New Holland, però ho una... Allora, mi prendo un nuovo arieggiatore, diciamo. Perfetto, per il New Holland. Devo solo cercare di capire dove ho lasciato la zavorra. Ah, per fortuna il treno richiede l'aratura. Che fortuna. Ok, andiamo, andiamo al negozio. Eccoci qua. Una belva questo, eh. Una belva. Andiamo sul terreno a barbabietole. Bisognerà venire a sistemare il 19, anche dovremmo sistemare. Eccoci qua, dispiega, vediamo come si comporta con New Holland. Guarda che prova a dargli una giustatina. Ok, vabbè, sempre a 13. Si fa tirare sta bestia qua, eh.
C'è un po' di un surplus di attività adesso. Abbiamo un paio di cosette da scaricare, anzi qua è pieno. Devo andare in farm. Ok, a posto. Molto bene. Allora, lì New Holland si sta occupando della rigiatura, dell'aratura. Qua adesso stiamo andando avanti con la raccolta delle barbabietole, vediamo se riusciamo a finire in un attimo. Sì, sempre se difficilmente posso scaricare. Allora, devo spostare il treno perché tra un passaggio e l'altro, purtroppo, eccolo qua, si è bloccato proprio vicino alla strada che devo fare per scaricare, per cui mandiamolo indietro. Vai. Ok, basterà togliere la corrente. C'era una cosa che dovevo fare con New Holland, mi sembra. Sì, dobbiamo venire a finire quel pezzettino lì di barbabietole. Ok, appena è tutto scarico andiamo a finirlo, che tanto di là la trebbia sta andando avanti con la raccolta, poi analizziamo il terreno e facciamo tutte le lavorazioni del caso. Accensione, abbassiamo e finiamo di raccogliere queste quattro barbabietole. Eccellente. Qua come stiamo andando? Molto bene. È tempo di raccolta. È tempo di scarico trebbia. Qua adesso abbiamo fatto solo, beh, per il momento abbiamo fatto 14.000 litri di questo terreno qua. Come stanno i nostri maialini? Ah, gli manca frumento, mais e tutto il resto, e paglia anche. Vabbè, adesso provvederemo. Qua ci siamo, adesso mandiamo il camion a scaricare, anzi andiamo noi. Ok, scarica per il momento. Abbiamo fatto 200.000 litri più i 48 dei maiali. Vediamo un attimo a quanto ammonta la grandiosa raccolta di barbabietole. 235 più 48, 280 più o meno. 280.000 litri più o meno, eh. E dobbiamo ancora finire. Bene. Non manca molto, eh. Facciamo un giro da dentro sul New Holland. Molto bene. Allora, qui sul terreno 3 ormai stiamo agli sgoccioli. Ci prepariamo. Aspetta, perché questo è anche pieno. Per cui lo possiamo andare a scaricare. Dobbiamo prepararci con la calceviva e l'analisi del terreno per completare il gameplay, diciamo, in modo da essere pronti per la prossima lavorazione. E comunque serviranno ancora girasoli, credo, se per i maiali, perché quelli che abbiamo prodotto in questo gameplay non sono stati sufficienti, eh. Qui mi sa che andremo a fare una mega semina di girasoli da qualche parte. Ok, dai, che New Holland ormai è arrivato. Stiamo dietro alla raccogli barbabietole. Non credo che la trebbia riuscirà a lavorarselo tutto su un colpo, eh. Per cui restiamo qua. Adesso ormai anche per me il tempo a disposizione è terminato. Finiamo di raccogliere i semi di soia nel campo 3. Io ragazzi, aspetto che finisca la trebbia sul 3 e poi vi saluto. Nel frattempo vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Pollicione in su dei milioni di like come piovesse, commentate e condividete. Innanzitutto giù in descrizione trovate tutti i link per seguirmi e supportarmi. In più trovate il canale di Telegram e Discord, iscrivetevi anche lì. Ok, finiamo. Molto bene. Devo fermare New Holland però, perché non... niente. Ci ha superati. Fermo lì un attimo che poi continuo. Ok, la trebbia ha completato il lavoro. Abbiamo finito sul 4. Molto bene. Allora, ragazzi, io mi fermo qui. Come sempre, pollicione in su dei milioni di like. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Soprattutto,
e grazie di essere stati qui in mia compagnia e alla prossima. Ciao ciao!